Recentemente nei commenti di un video mi è stato dato dell'idiota e del collezionatore di figuracce, diciamo così, perché ho detto che l'acciaio può ossidare. Ora, io non sono un collezionista di figuracce, però purtroppo sono un collezionista di coltelli da cucina. Questo coltello che c'è qua dentro, che adesso apriamo e ve lo mostro, è un coltello di Yoshihiro, che è un maestro forgiatore di coltelli giapponesi. L'acciaio di cui ho composto questo coltello ossida, si arrugginisce se non viene tenuto bene. Si arrugginisce, ma perché un coltello da quasi 300 euro si arrugginisce? Semplicemente perché questo coltello è fatto di un acciaio che può essere affilato tantissimo. Questo coltello taglia molto di più di tutti i coltelli che avete a casa. Mentre questo, che è un coltello addirittura da quasi 500 euro, è stato utilizzato un altro tipo di acciaio, nonostante la finitura sia molto figa, eccetera, eccetera. Questo costa quasi 500 euro, però questo contiene del cromo e quindi non si arrugginisce se lo lascio bagnato lì sul tagliere mentre cucino. Quindi, prima di dire che sono un idiota e colleziono figuracce, magari state un attimo attenti a quello che dite, perché potreste capitare davanti a una persona che due cose sull'acciaio se ne intende, non perché fa i video di svapo, ma perché gli piace tagliare carni e verdure. Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale. Io sono Sasha e questo qui è il mio canale. Ciao e benvenuti. Benvenuti e ciao. Oggi vi voglio parlare di un pod kit, mi piace chiamarlo così, che mi è stato inviato gentilmente da Aspire, uno dei suoi ultimi prodotti usciti. Ho visto che è già disponibile, ma di questo ne parleremo dopo. Il suo nome è bellissimo ed è Fluffy, questo qua. Aspire è una casa produttrice cinese che penso tutti conoscano, credo che sia forse la più famosa, la più distribuita, la più grande al mondo, quindi inutile star qui a parlare di Aspire. Fluffy è una pod kit che va bene per il Flevorino MTL, ma poi andiamo a parlare meglio di queste cose. Adesso, senza esitare ulteriormente, andiamo giù sul tavolino, lo vediamo bene da vicino e poi torniamo al mio capuchon e ci facciamo due svampate, ma anche due ragionamenti con il Fluffy di Aspire. Tavolino. E nella confezione del Fluffy di Aspire troviamo mistico cavetto USB, USB tipo C per la ricarica della batteria interna del Fluffy, un drip tip alternativo nero, il diametro interno del drip tip è uguale a quello montato sul Fluffy, una pod alternativa, all'interno abbiamo una coil da 1 ohm e poi abbiamo il nostro Fluffy, un pod kit costituito principalmente in plastica, infatti è molto leggero, pesa infatti solamente 62,95 grammi. La batteria interna da 1500 mAh si ricarica tramite questa porta USB tipo C posta alla base. La porta riesce a caricare la batteria a 2 A, quindi da 0 a 100% di batteria in soli 45 minuti se avete un alimentatore che tira, spinge a 2 A, altrimenti sono fatti vostri. Frontalmente abbiamo questa levettina per regolare il tiro, quindi più MTL oppure più Flevorino, e frontalmente qua abbiamo anche il nostro schermo a 0.69 pollici OLED con due pulsanti, uno menu e uno fire. Per accendere la nostra Fluffy cosa dobbiamo fare? Premere 5 volte il tasto fire, 1 2 3 4 5, ecco qua si accende. Abbiamo delle informazioni molto utili, ad esempio il wattaggio utilizzato, il livello di carica della batteria, l'impedenza della nostra coil e il voltaggio erogato quando andiamo a premere il pulsante. La Fluffy spinge da 5 a 20 watt, come cambiare il wattaggio? Si preme 3 volte il tasto menu, 1, 2, 3,
e poi schiacciandolo altre volte si va a regolare il wattaggio. Se si arriva a 20 poi ritorna a 5. Potete anche tenere schiacciato il pulsante, così va più velocemente dove volete che vada. Noi lo mettiamo a 10 così a caso. La Fluffy si attiva in modo automatico, manuale o in entrambi i modi. Come fare per cambiare? Basta premere 3 volte il tasto Fire velocemente. Si passa dal modo A al modo B o al modo AB. 1, 2, 3 modo B, 1, 2, 3 modo AB, 1, 2, 3 modo A. Io lo setterò nel modo AB, così provo sia il pulsante che l'attivazione automatica. Nella parte superiore abbiamo un copripod che togliamo, è magnetico, vedete che è magnetico, guarda com'è magnetico, togliamolo. E poi abbiamo la nostra pod con il nostro drip tip. Il drip tip è tipo 510, quindi ci potete mettere un po' quello che volete voi. Io sono molto contento. Andiamo a togliere questo piccolo adesivino che ci impedisce di bruciare la coil prima di riempirla. Come si fa a togliere? Così, con le dita, no? Idiota. Oh, ecco fatto. Qua abbiamo i magneti, polo positivo e negativo, che porteranno l'elettricità, la corrente, alla nostra coil. La coil presente nella pod preinstallata sulla Fluffy è da 0,6 ohm, quindi è quella da flevorino. Qua abbiamo stranamente una guarnizione che andremo ad aprire in questo modo e andremo a versarci dentro dell'ottimo liquido. Per questa liquidata utilizzeremo il frutti di bosco della serie H2O di Angolo della Guancia, perché secondo me è buono, non l'ho ancora provato, e perché non provarlo qua sopra? Intanto che riempio la pod vi ricordo che ha una capacità di 3,5 ml. Andiamo a chiudere e aspettiamo come sempre 5 minuti prima di utilizzare il nostro dispositivo, di modo che il cotone si imbeva per bene. Mentre aspetto vi ricordo che all'interno della confezione c'è anche un ottimo manuale in inglese e francese. Ok, ora andiamo a rimettere in posizione la nostra pod, rimettiamo il cappuccetto e siamo pronti per utilizzare la nostra Fluffy. A me l'hanno mandata in questo azzurrino bellissimo, mi piace un sacco, ma vi sono anche altri colori, tra cui questo sempre in voga, nero, 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 e penso che ci metterò il drip tip nero, così è tutto nero. Aspire Fluffy, l'abbiamo vista da vicino, abbiamo spippolata, liquidata, adesso torniamo al mio capoccione e ci facciamo 2 tiri e 2 ragionamenti. Vai di capoccione. Bene, lo sto provando da circa una settimana, fatemi fare un bel tiro. La levetta che viene utilizzata per cambiare il tiro, per modificarlo, farlo più aperto, più chiuso, non è una di quelle fake che gira, che ti rigira più o meno il tiro, è sempre lo stesso. No, puoi avere un tiro anche bello chiuso. Ovviamente se il tiro è bello chiuso, per il giro dell'aria che fa dentro tende ad essere leggermente più turbolento rispetto che tutto aperto. Dall'altra parte però devo dire che Fluffy è un po' più prone al tiro di guancia piuttosto che al polmoncino. Adesso stavo utilizzando la pod da guancia, mettiamo la pod quella invece da 0,6, quindi quella da polmoncino, e facciamo un tiro tutto aperto, perché lo facciamo tutto aperto, magari aggiungiamo anche qualche watt, facciamo 15 e vediamo come si comporta. Allora sì, riesce a fare un tiro polmoncino, però non pensate che sia troppo arioso. Diciamo che lo fai, però se vi piace principalmente il tiro di guancia e magari ogni tanto volete fare qualche tiro da polmoncino, allora questo fa per voi. Se invece è il contrario, vi piace più che altro il flavor e però volete qualcosa che si avvicini al tiro di guancia, non fa per voi, perché non si comporta in questo modo. Per quanto riguarda le coil, le ho provate tutte e due, le performance sono più o meno simili. Come sempre Aspire dà una buona resa aromatica, quello che esce è veramente super ok, anche perché il liquido che ho utilizzato, poi ho provato ad utilizzarlo anche sul Diplomat, che non è propriamente un atomizzatore fuffa, e devo dire che ci avviciniamo abbastanza.
sempre nei limiti di quello che può restituire una coil prefatta rispetto a un atomizzatore rigenerabile. Ho notato che dopo neanche tanto, facciamo un 20 ml, ho dovuto abbassare un filino il wattaggio perché dopo un po', sarà stato il liquido, sarà stato quello che vuoi, ho sentito non che facevo dei tiri secchi, ma che tendeva a seccare un attimino. Avete presente quando fate i tiri lunghi che alla fine c'è qualcosa che manca? Ecco, cominciavo a sentire quello e allora ho abbassato un attimo il wattaggio come si fa di solito in questi casi e non me l'ha fatto più. Per quanto riguarda il design, scusatemi, però a me piace moltissimo. Cioè, questa è bella. Per me questa è bella, soprattutto quella azzurra. Quella nera non l'ho neanche utilizzata perché è nera. Però questa qua azzurrina, sono molto contento che me l'abbiano mandata. Poi abbiamo la finestrella qua che ci protegge la pod e però ci permette di vedere il liquido, perché fortunatamente non hanno fatto quelle maledette pod fumé che ti ostacolano la vista. Altro lato positivo di questo dispositivo sono tre cose. Uno, la pod è da 3,5, quindi anche se lo usate da flevorino un po' vi dura, perché non è la solita pod da 2, è da 3,5. Se la utilizzate con la coil da 1 ohm, ciao core. E in associazione a questo, due hanno messo una batteria da 1500 mAh, che per una pod mod è molto buono e ti consente anche di utilizzarla a 15-18 watt per un buon periodo di tempo. Viene da sé che se la usi a 10 con la coil da 1 ohm ti dura un botto. 3, nel caso 1500 mAh non fossero sufficienti, la ricarica a 2 A su un dispositivo così piccolo è molto buona, perché ti permette veramente di caricarlo in un attimo quando vuoi. Magari c'hai metà batteria, l'attacchi a 2 A, in 20 minuti, 20-25 minuti è piena. Quindi veramente un tempo di ricarica molto molto basso. Quindi tempo di ricarica basso associato a batteria per una pod mod cospicua e una pod mod commisurata alle altre due cose. Mi è caduta diverse volte, non si è rotta e sicuramente fa tanto piacere avere un display con un minimo di controlli e una buona conoscenza di quello che sta succedendo, perché hai anche tipo il voltaggio che stai utilizzando, quindi sai anche a quanti volt stai andando, oltre che all'impedenza letta della coil, quindi non quella nominale, e al wattaggio. Non ha l'autocontrollo l'autoregolazione del wattaggio in base alla coil che ci vai a mettere sopra, che abbiamo visto su altri dispositivi. Qua hai semplicemente un scegli tu che cosa mettere. Tiro automatico, tiro manuale. Una cosa, in precedenza, recentemente, in altre pod mod che mi ha mandato Aspire c'era scritto che dopo 7 secondi c'è il cutoff e per far rifunzionare il dispositivo dovevi togliere la pod e rimetterla, e non era vero. Questa volta c'è scritto ed è vero, quindi per eliminare il cutoff dovete veramente togliere la pod e rimetterla. Questo può essere utile perché in questo caso abbiamo un pulsante che magari inavvertitamente si può schiacciare in tasca o nello zaino o dov'è, e però visto che poi per riattivare il tutto devi premere il pulsante, in questo modo sei sicuro che non succede inavvertitamente. E sul manualino c'è scritto anche ogni tanto di pulire l'alloggiamento della pod per togliere l'eventuale condensa, che in questo caso un pochino ne fa, soprattutto se usi la coil da 0,6, perché passa molta aria. Ho fatto il mio solito giro sull'interweb e l'ho trovato su un sito internet con cui non ho nulla a che fare, quindi non lo nominerò, a 22,90. Nella maggior parte dei casi quando prendi una pod mod hai dentro solo una pod. In questo caso per 23 euro hai dentro due pod, e secondo me
me cioè io preferirei che i produttori facessero così: prendo un dispositivo, ho due pod con due coil diverse, ne uso una, uso l'altra, esaurisco una, intanto che vado a comprare o compro online il pacchetto di pod che preferisco, ho ancora l'altra e posso continuare a usare il dispositivo. Invece se ne hai solo uno, quando è finito devi aspettare. Penso di avere detto tutto, se non che mi piace tanto questo colore, mi piace tanto questa forma, ed è un dispositivo che ha una buona funzionalità. Ecco, non ho trovato particolari difetti, se non il fatto che ogni tanto la coil non viene alimentata perfettamente, usata ad alti wattaggi. Grazie per avermi seguito, veramente, vi giuro. Iscrivetevi al mio canale, magari sarebbe anche una bella cosa, perché è carino da parte vostra, visto che sono qua da 7 anni, questo è il 7º anno. E comunque non importa se non vi piace questo azzurrino, per me è favoloso, va bene. E il nome Fluffy associato a questo colore è tutto la Shangri-La dello svapo. Quindi grazie, e mi raccomando, sempre comunque lontanissimi dai chiodi di bara. Ciao!